E siccome l'altro giorno vi abbiamo offerto un articolo dove vi parlavamo delle considerazioni e riflessioni di Andrea Ricco al Conte su Roberta Ilaria Giusti, oggi facciamo il contrario. Ovviamente, come sempre, l'intervista che vi proponiamo è un estratto di Magazine Uomini e Donne, ossia la rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. Ovviamente, come vi abbiamo già raccontato nella precedente intervista, Roberta e Andrea Ricco al Conte sono diventate due grandi amiche e in questa intervista se ne ha ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la conferma. Dice Roberta Ilaria Giusti di Andrea Ricco al Conte sul suo percorso fatto fino a questo momento a Uomini e Donne. Roberta Ilaria Giusti, la nuova tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, posa con velo da sposa: nonostante io sia una persona autocritica, credo lei lo sia molto più di me. E se proprio devo essere sincera, credo che la tronista romana abbia ragione. E a volte questo la porta a buttarsi giù da sola, a caricarsi di aspettative che lei stessa si crea per non deludere. E aggiunge sempre Roberta Ilaria Giusti: pretendo tanto da se stessa e non si dà un margine di errore. Sinceramente mi permetto di dire che ha fatto un'analisi perfetta, l'ha veramente inquadrata bene, ma ovviamente la romana vede nell'amica milanese anche molti pregi. Infatti ci tiene a precisare che la sua capacità di gestire le situazioni, la freddezza che ha nel mantenere la lucidità, non perdere le staffe e non risultare mai sopra le righe. E conclude sempre la stessa tronista dell'amica che riesce a essere sempre molto diretta e pungente, senza mai cadere nelle urla o nel rumore. Sa come uscire anche da situazioni incontrollabili. Sono sincera, questa intervista che ha fatto Magazine a Roberta Ilaria Giusti mi ha veramente sorpresa. Per due motivi: in primis perché secondo me è proprio riuscita a centrare in pieno l'amica, ossia il suo vero carattere. Ma anche perché non mi aspetto un'analisi così matura di una ragazza di appena 20 anni. Non lo pensate anche voi?